Conclusione, l'ipotesi di lavoro è che, ahimè, si deve fare uno sforzo che non so immaginare come si possa fare, non solo per rivedere la programmazione dei fondi strutturali, che non si riduce solamente al piano operativo degli attrattori, quindi capire quali sono le risorse in campo, poi capire bene con quali attori giochiamo la partita. Perché quando parliamo di beni culturali, oggettivamente il soggetto principale di riferimento è il Ministero dei Beni Culturali, anche se adesso si chiama dei Beni Culturali del Turismo, e con le sue articolazioni periferiche. Quando parliamo di turismo, invece, come dire, il soggetto di riferimento principale sono le regioni. Ci dobbiamo mettere un po' d'accordo, perché sono due piani di come dire, confronto molto diseguali, in cui disallineamenti in una materia che è difficile, adesso non voglio dire che sia elementare risolvere o affrontare queste questioni, questi disallineamenti diventano catastrofici, perché ognuno bene o male se ne va per i fatti suoi e alla fine noi soggetti terzi che osserviamo la situazione, francamente, vediamo solo un quadro caotico e assumiamo quegli atteggiamenti ingiusti e sgradevoli in cui sembra che tutto ciò che ha a che fare con la pubblica amministrazione locale o nazionale debba essere necessariamente un fatto, come dire, un problema irrisolvibile. Io vorrei invece dire che ci sono delle sfide dove poi anche i privati vengono chiamati a svolgere un ruolo che non sia possibilmente quello di dire semplicemente dateci un po' di soldi, perché i soldi, così, per, se non c'è uno scopo, se non c'è un obiettivo, se non c'è una finalità riconoscibile, vi assicuro che non li dà nessuno e aggiungo giustamente. Grazie. Beh, grazie mille, qui mi pare che diciamo le problematiche calde siano state un po' prese in esame tutte. Capire chi sono gli attori, comincio dalla fine, è fondamentale. Insomma, il problema della delega delle politiche turistiche alle regioni è stato veramente deleterio per il nostro paese. Chiunque giri per il mondo, arrivi in aeroporto in Giappone, vede un cartello, o piuttosto che in Messico o in Sudafrica, vede enormi cartelli di pubblicità della Basilicata. Ecco, io ho girato per il mondo e ho scoperto che tutti conoscono la Basilicata, mentre l'Italia invece è molto più appannata. Ecco, si può, credo, creare una politica nazionale mantenendo l'autonomia delle regioni. La Francia lo fa, la Francia ha una politica turistica di impatto molto forte come nazione, dove poi ogni regione si presenta singolarmente. Adesso io critico l'esterofilia e poi la sto facendo a mia volta, però effettivamente insomma sono esempi sui quali potremmo riflettere. E io vorrei brevemente aggiungere qualcosa al discorso sui fondi strutturali e sul modo di spendere i fondi strutturali. Adesso ciò che si sta spendendo in questo momento prevalentemente per tutela e conservazione, come si è detto, adesso si vedrà, siamo ancora agli inizi, si vedrà un po' come, appunto, che seguito avrà. Quel che invece è stato speso prima, quando appunto le regioni del meridione erano regioni obiettivo 1 e avevano tantissimi soldi, e appunto gli attrattori culturali anche qui in Campania hanno avuto insomma grande attenzione, sia di denaro che di lavori che sono stati fatti. Questi lavori non hanno avuto seguito. Un esempio per tutti è sempre il solito, è quello dei Campi Flegrei. Racconto un esempio brevissimo, era il 2007 credo, sono stata mandata da GEO, è il mensile tedesco appunto di cultura, turismo, antropologia e geografia, sono stata mandata qui in Italia a fare un'inchiesta sullo stato dei beni culturali nel nostro paese e appunto della mala sanità dei beni culturali nel nostro paese. E in cima alla lista c'era Campi Flegrei. Raccontaci come sono maltrattati i Campi Flegrei. In realtà in quell'anno erano stati spesi tantissimi soldi, per cui appunto al Rione Terra si potevano andare a vedere i resti romani, pareva che i palazzi di sopra fossero quasi ultimati e che presto sarebbero stati riaperti, siano stati fatti gli scavi al circo, tutte le necropoli erano belle pulite, l'area archeologica di Baia, c'era il metrò del mare, i turisti venivano portati e quindi non dovevano sopportare il traffico da Napoli fino alla zona
zona dei Campi Flegrei, c'erano dei ragazzi che erano stati formati per accompagnare i turisti e per dare informazioni logistiche, e altri per fare delle guide. Una cosa splendida, pareva di essere in paradiso, altro che l'ingresso agli inferi. Ebbene, io quando sono andata là ho detto: ok, racconterò quanto è bella questa terra, ma cosa state facendo?